bene, lunedì torno a fare campagna elettorale, così Berlusconi, dopo aver cancellato alcuni impegni in televisione negli ultimi giorni. Ad agitare il centrodestra però ci sono le 17 candidature congelate dalla Corte d'Appello di Milano per vizi documentali. Vogliono metterci i bastoni tra le ruote, il commento di Matteo Salvini. Nel centro-sinistra il confronto è sul cosiddetto voto utile. Renzi sottolinea come scegliere i liberi uguali sarebbe come dare un voto al centro-destra. Ma dal partito di Grasso arriva immediata la replica. Un voto dato al PD favorirebbe le larghe intese. Basta guardare cosa è successo nella commissione banche, aggiunge Bersani. Proprio mentre i partiti si sfidano alla ricerca di coperture per garantire i programmi, dati incoraggianti arrivano dal contrasto all'evasione fiscale. Secondo l'Agenzia delle Entrate, nel 2017 si è registrato un recupero record di 20,1 miliardi, con un incremento del 5,8%. Altri 6,5 miliardi sono arrivati dalla rottamazione delle cartelle. Il Parlamento polacco ha approvato il testo della legge sulla Shoah che punisce chiunque attribuisca alla Polonia corresponsabilità nell'Olocausto. Israele attacca, si tratta di un inaccettabile esempio di negazionismo. Intervengono anche gli Stati Uniti che chiedono al presidente polacco Duda di non firmare la legge. Cambiano le regole per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Con Themis, la nuova missione dell'agenzia europea Frontex, scatta l'obbligo per lo Stato più vicino di accogliere i naufraghi nei suoi porti. Non sarà insomma più soltanto l'Italia a farsi carico delle operazioni di accoglienza, rinforzati anche i controlli di intelligence antiterrorismo. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Pamela, la 18enne romana, il cui cadavere è stato trovato in due valigie nelle campagne del Maceratese, fermato uno spacciatore nigeriano. Nella sua casa trovati gli abiti insanguinati della ragazza che si era allontanata da una comunità di recupero di Corridonia. Tra le ipotesi, quella della morte per overdose. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7. Maggioranza cerca, si verrebbe da dire, soprattutto a seguire quelli che sono i sondaggi, le simulazioni di voto che restituiscono un panorama dopo il 4 marzo in cui probabilmente nessuna delle forze in campo potrà rendere il Parlamento governabile senza appoggio altrui. E dunque si intensifica quella che è la campagna elettorale, anche se è chiaro che le code di polemiche per le scelte delle candidature e dei collegi si allungano. E sono anche legate ad esclusioni possibili eccellenti e questo riguarda Forza Italia. In questo senso le polemiche sono tante, ma le rassicurazioni arrivano invece direttamente dalla voce per ora di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi torna a parlare, anche se solo alla radio, prova a rassicurare dopo essere sparito da comizi e apparizioni TV negli ultimi 10 giorni solo disdette, 2 porta a porta saltati e in mezzo alla trasmissione domenicale di Lucia Annunziata. È solo affaticamento e pressione alta, aveva fatto sapere il medico personale Zangrillo. Sono solo passato 4 giornate molto impegnative, direi dolorose, per la formazione delle liste. Il dolore dipende dalle tante esclusioni, però sto bene e riprenderò tranquillamente la campagna elettorale da lunedì in avanti. La nostra quindi non è un'alleanza improvvisata come altre, nate a poche settimane dal voto per ragioni elettorali. Certo, siamo alleati, non siamo un partito unico, quindi è naturale che ci siano delle differenze di linguaggio, che so, di atteggiamento. Ma l'apprensione tra i suoi c'è, anche perché il suo offuscamento rischiava di lasciare troppo spazio sui media all'altro leader di coalizione, Matteo Salvini. Lui ammette che il clima gelido nel partito ha pesato. La stesura delle liste era a Roma, ci ha passato giorni Niccolò Ghedini, e sono volati gli stracci, come per il caso di Nunzia Di Girolamo, scomparsa e poi ricomparsa ma solo al secondo posto nel listino di Benevento, poi catapultata in Emilia. Malumori arrivati fino ad Arcore. Le liste hanno provocato un nuovo scossone in Lombardia. La Corte d'Appello di Milano ha congelato 17 candidature in altrettanti collegi uninominali della Camera, quasi tutti considerati sicuri dal centrodestra. Contestata l'assenza di alcuni documenti presentati dalla lista Noi con l'Italia, quarta gamba della coalizione. Rischiano di rimanere fuori 7 candidati di Forza Italia, ma è la Lega quella che ci rimetterebbe di più con 8 candidati, tra questi anche Alessandro Morelli, responsabile della comunicazione del partito, salviniano di ferro.
Non a caso forse questo paventato stop avviene proprio su una quindicina di collegi che potenzialmente sono appannaggio del centrodestra, quindi questo ci fa sperare che la ragionevolezza possa tornare anche nelle aule di tribunale. Ci sono 2 giorni di tempo per presentare ricorso in Cassazione. Solo eccessive pastoie burocratiche, minimizza Michela Vittoria Brambilla, Movimento Animalista, anche lei tra i 17. Le liste sono state presentate in tutta Italia nello stesso modo, commenta Maria Stella Gelmini. Cercano di metterci bastoni tra le ruote, dice invece Matteo Salvini. E dallo stesso centrosinistra filtrano le voci, le ipotesi, anche gli scenari futuri che potrebbero avvantaggiare proprio il centrodestra per quelle divisioni che poi ormai sono realtà, la scissione che ha reso il Partito Democratico più debole, con la resa dei conti che potrebbe arrivare nel post voto. E nel frattempo però si cerca di lavorare al programma, martellare sul programma, a cominciare dalla giornata di domani. La rossa Bologna, scelta da Renzi per presentare domani il programma del PD, diventa l'epicentro dello scontro a sinistra. Un derby ancor più acceso dopo le parole di Romano Prodi, che ha dichiarato il suo endorsement per la coalizione guidata dal PD perché Liberi e Uguali non lavora per l'unità del centro-sinistra. Nei fatti, votare quello schieramento a Bologna vuol dire ad esempio scegliere per il Senato il centrista Casini al posto di Errani, l'ex governatore dell'Emilia, vicino al professore che oggi risponde. Capisco Prodi, ma il centro sinistra di cui parla non c'è più da tempo. Molti elettori non si ritrovano più nelle politiche fatte, lo hanno dimostrato con le amministrative del 2015, del 2016 e con il referendum. Liberi Uguali intende dar voce a quella sinistra che non si riconosce più nel PD. Ma il PD renziano, forte di un appoggio che ha ancora un peso tra i suoi elettori, impugna contro gli ex il tema del voto utile. Votare Leo fa vincere la destra, aiuta gli estremisti come la Lega, la linea rilanciata da tutti i candidati Dem nei collegi. Non è un progetto vincente, ma residuale. È il voto al PD che rappresenta un voto alle larghe intese, la controffensiva di Liberi Uguali. Basta guardare quel che è successo nella commissione banche, dove il PD si è salvato grazie alle assenze forziste, aggiunge Bersani. La lista di sinistra, infatti, spera di prosciugare il bacino dell'astensione e riportare alle urne gli elettori di sinistra delusi. Noi non tradiremo la fiducia degli elettori, spiega Fratoianni, non ci alleeremo con gli avversari di oggi. Ipotesi che il PD si affretta a sua volta a smentire, in parte con le parole di Del Rio. Noi mai con Salvini diciamo no a una destra così violenta, assolutamente no, anche al Movimento 5 Stelle. Noi miriamo come coalizione ad avere un grande numero di parlamentari, aggiunge il ministro e fissa un'asticella. Dopo una scissione, replicare il risultato di Bersani di 5 anni fa non sarebbe male. Fa piacere che la bella addormentata Del Rio si risvegli sotto elezioni per riconoscere a Bersani i suoi meriti, attacca Gotor. Ma nel 2013 il PD era in coalizione che raggiunse il 29 alla Camera e il 30 al Senato e portò i Dem al governo. Ora Renzi, fissando strumentalmente la soglia di Bersani del 25%, rischia di arrivare soltanto terzo. Sarebbe una sonora sconfitta. Insomma, il paradosso è chiaro, tutti parlano di larghe intese per scansare questa ipotesi dai progetti futuri delle singole forze politiche, ma poi quella è l'ipotesi più plausibile, numeri alla mano. Ha dovuto rettificare in questo senso anche Di Maio, il candidato grillino che al cospetto degli investitori della City avrebbe, secondo alcuni testimoni, parlato di una possibilità di accordi futuri, no agli inciuci, no allo scambio di poltrone, ha ribadito invece Di Maio, con i grillini alle prese con difficoltà anche loro relative alla scelta e alle liste e ai candidati. Alcuni hanno un profilo da riciclati rispetto a esperienze politiche passate piuttosto ingombranti. Sì, dei 5 Stelle ha una maggioranza a 4 con PD, Forza Italia e Lega. A entrare in circolo da Londra la notizia che la Reuters avrebbe appreso da qualcuno dei presenti, che l'avrebbe sentita a sua volta pronunciare da Di Maio, ci ha messo poco, meno di quanto ci sta mettendo per uscirne. Liquidata dal Movimento 5 Stelle subito come un errore di traduzione e seguita dalla solita conferma no ad alleanze. Ma oltre alle polemiche ossessive e permanenti, la campagna elettorale continua a offrire i suoi piatti preferiti, annunci e programmi, non di rado confusi tra loro, al punto da rendere complicato distinguere in un contesto dalle prospettive incerte per via di una legge elettorale tutta da testare nella realtà e che lascia aperte soluzioni di larghe intese.
siamo convinti che dopo le elezioni non ci possa essere una maggioranza senza i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Il nostro programma può essere modificato e integrato, dice stamani Danilo Toninelli, tornando così sul tema tutt'altro che inedito delle alleanze. Lo stesso rimbalzato anche da Londra, dove Luigi Di Maio, al fianco dell'economista consigliere Lorenzo Fioramonti, è volato con lo stesso intento con cui era andato a suo tempo negli Stati Uniti, rassicurare i mercati. Non sono un populista, ha dichiarato anche oltremanica, ripetendo ancora una volta che il concetto alleanze per il movimento di Grillo e Casaleggio può essere letto solo nel senso di convergenze programmatiche. Nel gioco degli attacchi incrociati l'unica costante è che il Movimento resta il bersaglio preferito, soprattutto da parte di Forza Italia e PD. Nel mirino dei 5 Stelle invece c'è il centrodestra, secondo un copione già sperimentato nelle elezioni siciliane, il cui titolo è Lo squadrone di impresentabili dei candidati del centrodestra. Non impresentabili, ma diversamente ingombranti, sono però anche le candidature dei 5 Stelle per i trascorsi politici di alcuni candidati, ma forse prima ancora per i numeri delle parlamentarie attesi per ieri, ma che ancora non sono stati resi noti. E ci sono altri numeri che per una volta danno un quadro incoraggiante. Quando si parla di fisco alle nostre latitudini, mai possiamo essere così virtuosi. Resta il nostro un paese in cui pagare correttamente le tasse non è considerato per lo più una virtù, ma un obbligo, se possibile, da aggirare. C'è una controtendenza, i soldi recuperati dall'evasione fiscale mai, come in questo momento, hanno riempito le tasse, le casse dello Stato. E per il ministro Padoan non è una tantum, ma un fenomeno strutturale. Mai dalla lotta all'evasione si erano raccolti tanti frutti. 20 miliardi sono stati gli euro recuperati nel 2017 dall'Agenzia delle Entrate, che oggi ha presentato il bilancio con i risultati annuali del lavoro svolto. Un nuovo record che ha portato un aumento degli incassi del 5,8% rispetto all'anno precedente. I soldi nascosti dagli evasori e portati nelle casse dello Stato dall'Agenzia delle Entrate sono emersi grazie alle nuove misure di lotta contro questo fenomeno messe in campo da Palazzo Chigi. Più di un punto di PIL, che è una goccia rispetto a quel 12% di ricchezza calcolata dall'Istat prodotta nel nostro paese, ma che non lascia traccia perché nascosta e dunque totalmente invisibile al fisco e alla contabilità pubblica. Di questi 20 miliardi, 11 arrivano dai versamenti fatti in seguito ai controlli fiscali, 1 miliardo e 300 milioni invece dalla regolarizzazione di possibili errori da parte dei contribuenti, 7 miliardi e mezzo da ruoli e 400 milioni circa dalla sanatoria per chi ha avuto attività finanziarie o patrimoniali all'estero. Buoni risultati poi arrivano anche dalla rottamazione delle cartelle. 6 miliardi e mezzo sono stati raccolti nel 2017 grazie alla misura che condona gli interessi di mora ed altre sanzioni ai contribuenti non in regola con il fisco. Di questi 4 miliardi sono stati riscossi per conto dell'Agenzia delle Entrate, i rimanenti per conto dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti statali. Complessivamente la cifra portata a casa nel 2017 dall'Agenzia delle Entrate supera i 412 miliardi di euro, con 7,6 miliardi in più rispetto al 2016. Soddisfatto il ministro dell'Economia Padoan, la riscossione è in crescita, non è un fenomeno una tantum ma strutturale, e ciò permette di guardare con maggiore fiducia al futuro. E poi tempi sempre caldi entrano anche naturalmente nella campagna elettorale, sono i temi legati all'immigrazione. Su questo fronte è stata laconica e secca la smentita da parte del nostro ministero degli interni su quella voce riportata dell'Interpol pubblicata dal The Guardian di 50 tunisini di fatto a spasso per l'Europa, sbarcati come foreign fighters di ritorno sulle nostre coste. L'attenzione su questo fronte è altissima e riguarda proprio il nostro territorio. Per chi entra illegalmente qualcosa si muove e si modifica anche sulle rotte dell'immigrazione, soprattutto sull'area operativa che riguarda l'Italia, diciamo così, Frontex cambia rotta. Si chiama Themis ed è partita questa mattina. Si tratta della nuova missione dell'Agenzia Europea Frontex nel Mediterraneo di assistenza all'Italia nel controllo dei flussi migratori. Il nome scelto già spiega molto degli obiettivi che l'Unione vuole raggiungere. Themis, infatti, significa irremovibile, è il nome di una figura mitologica greca, personificazione dell'ordine, della giustizia e del diritto. Rispetto a Triton, la nuova missione, come spiega il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, pur mantenendo centrali le operazioni di soccorso in mare dei migranti, porrà maggiore attenzione sugli aspetti di polizia e intelligence, con l'obiettivo di individuare tra chi cerca riparo in Italia ed in Europa
Europa possibili combattenti di ritorno dalla Siria e dall'Iraq, proprio in un periodo cruciale nel quale la sconfitta dello Stato Islamico in queste aree ha creato una fuga in massa dei cosiddetti foreign fighters. La nuova missione impone l'obbligo di soccorso per lo Stato più vicino ai barconi in difficoltà, richiedendo a chi compie l'operazione di riportare comunque i naufraghi nel porto più vicino al punto di recupero. In questo modo viene applicata su spinta italiana una norma cardine del diritto del mare fino ad ora disattesa, che forza una serie di paesi mediterranei a fare la loro parte nelle operazioni di salvataggio che finora hanno messo a dura prova sovraccaricandoli i porti italiani. Da qui la ridefinizione di due nuove aree di pattugliamento, una ad est da Turchia, Grecia e Albania e una ad ovest da Tunisia e Algeria, con un limite posto alle 24 miglia dalle coste italiane, di fatto un arretramento rispetto a quanto accade oggi, ma suscettibile di cambiamenti, tenendo conto che Temis prevede una revisione ogni 3 mesi dell'impegno strategico, proprio per essere sempre in sintonia con le nuove rotte e gli eventuali spostamenti dei flussi. Da un punto di vista logistico, poi, il personale di Frontex continuerà ad operare in Italia in stretto contatto con le forze dell'ordine italiane per l'identificazione di tutti quelli che sbarcano sulle nostre coste. Adesso veniamo al negoziato sulla Brexit, sempre complicato, un nodo dopo l'altro da sciogliere. In questo caso la Premier britannica May ha dichiarato questa mattina che i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito nel periodo di transizione post-Brexit, che scatterà, lo ricordiamo, a fine marzo 2019, non potranno avere gli stessi diritti di quelli arrivati prima, prevedendo dunque in sostanza una disparità di trattamento tra persone. È stata immediata la replica di Bruxelles, il coordinatore dell'Europarlamento per la Brexit ha spiegato che i diritti dei cittadini europei durante il periodo di transizione non sono negoziabili e che dunque durante la transizione andrà mantenuto lo status quo per tutti gli europei, che prevede, tra l'altro, lo ricordiamo, la libertà di circolazione. Ora veniamo alle notizie che ci arrivano dalla Polonia, soprattutto una legge di cui vi avevamo già parlato, che sta facendo molto discutere e sta facendo in particolare indignare. La posizione di Israele è durissima, parla di un caso vero e proprio di negazionismo, è una legge sulla Shoah. Il partito conservatore Diritto e Giustizia, che domina la scena politica polacca, aveva promesso che non ci sarebbe stata nessuna retromarcia, neppure dopo la violenta protesta israeliana, ed effettivamente la controversa legge che nega qualsiasi complicità polacca col nazismo, dopo il sì della Camera Bassa, è stata approvata questa notte anche dal Senato ed ormai manca solo la firma del presidente Duda, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, nonostante l'appello di un gruppo di senatori statunitensi. Infatti è difficile ipotizzare un suo veto. Il provvedimento nel fine settimana aveva provocato un vero e proprio scontro tra Varsavia e Israele, perché prevede persino il carcere fino a 3 anni per chiunque, polacco o straniero, dovesse associare la Polonia ai crimini nazisti e per chi dovesse definire polacchi campi di sterminio. Ovvio che la questione stia particolarmente a cuore a un partito nazionalista e populista come quello guidato da Jarosław Kaczynski. Il premier Mateusz Morawiecki, che oggi rilascerà una dichiarazione in occasione della giornata della memoria, aveva già spiegato la ratio del provvedimento. Auschwitz-Birkenau non è un nome polacco e Arbeit macht frei non è una frase polacca. Un modo per ricordare che, nonostante molti campi di concentramento si trovassero in Polonia, la responsabilità dell'Olocausto fu solo tedesca, visto che il paese era stato invaso dalla Wehrmacht e che anche molti polacchi finirono nei lager nazisti. Ma Israele non ci sta. Il premier Netanyahu teme che il testo possa congelare qualsiasi dibattito storico. Non abbiamo alcuna tolleranza per la falsificazione della verità o per la negazione della Shoah, aveva detto 4 giorni fa. Ben più dura e esplicita la protesta che questa mattina hanno esternato alcuni ministri del suo esecutivo. L'antisemitismo polacco ha alimentato l'Olocausto e questa legge è una negazione de facto dell'Olocausto stesso, ha spiegato Yoav Gal, titolare dell'edilizia. Nessuna legge può cambiare i fatti e la verità storica, rincara la dose il Ministero degli Esteri. Allora, torniamo in Italia. Un bambino di 4 anni è stato curato con esiti positivi a Roma con una terapia genica da una forma di leucemia che era risultata refrattaria alle terapie convenzionali. Si tratta del primo paziente italiano curato con questo metodo dai ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù. Un metodo che prevede la manipolazione genetica delle cellule del sistema immunitario per rendere poi in grado di riconoscere e attaccare il tumore.
Adesso veniamo alla pagina sportiva, intanto il calcio, la Coppa Italia, una finale ancora tutta da definire, un passo avanti la Juventus dopo la vittoria a Bergamo, ancora equilibrio tra Milan e Lazio nell'andata della semifinale, più banale da raccontare e disegnare il nostro calciomercato, ben lontano dalle cifre record che si sono mosse e spostate per esempio in Premier League. Il colpo di scena finale non c'è stato, così la finestra di mercato invernale si chiude senza il botto. Dopo il no di Verdi, il Napoli ha dovuto incassare anche quello di Politano, restato al Sassuolo nonostante l'assalto di De Laurentiis, accompagnato da un'offerta di 28 milioni. Niente soldi per Pastore, saltato il rinforzo per Spalletti e i tifosi si infuriano con Suning. Bloccata anche la cessione di Brozovic al Siviglia. L'ultima giornata racconta più di trattative sfumate che di trasferimenti ad effetto. Dzeko e Perez restano alla Roma, si muovono solo Babacar verso Sassuolo e Falcinelli alla Fiorentina. Da oggi, anzi da ieri sera con la semifinale di Coppa Italia, si pensa solo al calcio giocato. Non molto spettacolare quello visto a San Siro, dove il Milan non bissa il successo di campionato contro la Lazio. Gattuso strappa uno 0-0 alla squadra di Inzaghi, che solo due volte in questa stagione era rimasta a secco di gol. Sono decisivi con una parata a testa Donnarumma su Immobile e stracoscia su un colpo di testa di Cutrone, con Cialanoglu autore di un clamoroso errore sotto porta un quarto d'ora dalla fine. Tutto si deciderà al ritorno 28 febbraio all'Olimpico, con in palio una finale fondamentale soprattutto per il Milan, perché potrebbe essere l'unica porta per l'Europa. Archiviate le polemiche per il gol di braccio di Cutrone, che a fine gara si è chiarito con Inzaghi, questa volta fila quasi tutto liscio. Davanti al designatore arbitrale Rizzoli e al CT traghettatore di Biagio, che ha seguito la partita insieme a Maldini. Avrà notato le buone condizioni di Immobile dopo l'infortunio, l'intesa della coppia difensiva Bonucci-Romagnoli, la personalità di Parolo e la verve di Cutrone. Valutazioni che dovrà fare il prossimo CT, quando ce ne sarà uno. Oggi intanto il presidente del CONI Malagò prenderà le redini, non si sa ancora se della federazione o della Lega Calcio, entrambe commissariate e in attesa di un presidente. Deciderà oggi pomeriggio insieme alla giunta e nel posto lasciato libero andrà il segretario generale del CONI Fabricini, mentre in federazione l'ex azzurro Costa Curta è sicuro di un ruolo tecnico. Ci sono novità ancora sul doping che potrebbero addirittura in extremis ridisegnare la squadra di atleti russi alle Olimpiadi invernali che partono tra poco più di una settimana, anche se il CIO frena in questo senso. Insufficienza di prove e per una ristretta pattuglia di atleti russi potrebbero riaprirsi le porte delle imminenti Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Questa mattina il TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, ha revocato la squalifica a vita per 28 dei 43 sportivi accusati di doping a Sochi 2014. In linea teorica, i riabilitati in appello potrebbero chiedere l'ammissione ai giochi sudcoreani che prenderanno il via il prossimo 9 febbraio, ma la loro partecipazione non è automatica. L'ultima parola spetta al CIO e il via libera del Comitato Olimpico Internazionale appare molto improbabile, considerati i tempi stretti. I 28 atleti graziati potranno però riavere gli eventuali allori conquistati a Sochi. Oltre all'esclusione dalle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro, la scoperta del doping di Stato tra il 2011 e il 2015 aveva stabilito per la Russia anche il ritiro di 13 delle 33 medaglie vinte nei giochi di casa. «Siamo molto felici per i nostri atleti», ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Appena ieri, invece, il presidente Putin aveva chiesto loro di perdonare le autorità per non averli saputi proteggere dalle pressioni esterne, ordinando al governo di organizzare una competizione proprio per coloro che erano stati banditi da Pyeongchang. In Corea del Sud la delegazione russa è al momento composta da 169 atleti mai accostati a problemi di doping, che gareggeranno senza bandiera, senza inno e senza divisa. Non sfileranno nella cerimonia di apertura e non saranno presenti come squadra né medaglieri. Era già successo ai mondiali di atletica leggera dell'agosto scorso a Londra, quando in 19 hanno partecipato da neutrali alle gare. Una situazione paradossale anche perché non mancano le polemiche. Continua infatti a far discutere l'acronimo OAR, cioè Atleti Olimpici Russi, che comparirà sulle uniformi ufficiali. Perché alla fine, in un modo o nell'altro, l'ingombrante nome della Russia sarà presente e come ai giochi di Pyeongchang. Ci fermiamo con le notizie, ancora tutte quelle del TG Cronache, a cominciare dalla svolta delle indagini per l'uccisione di quella ragazza di 18 anni di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Grazie, come sempre, se volete, anche domani alle 13.30 siamo qui col telegiornale.